Sarà un autunno caldo sul fronte della mobilità in città. Tra l'avvio di nuovi dispositivi di limitazione del traffico nella zona del centro e del lungomare e le difficoltà economiche in cui versano le aziende del trasporto pubblico locale dopo i tagli imposti dal governo, l'amministrazione comunale è impegnata a tutto campo per migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini. Il tema è stato al centro della commissione consiliare presieduta da Giovanni Formisano per fare il punto con l'assessore Anna Donati sul piano di interventi dedicati alla mobilità sostenibile. Diverse le questioni affrontate, si parte dai fondi europei da destinare nei prossimi mesi ai progetti di riqualificazione del manto stradale che interesseranno le aree a ridosso di Via Marina, alle spalle di Piazza Garibaldi e nella zona che circonda la mostra d'oltremare. Ma il nodo più delicato resta quello del trasporto pubblico su gomma. Netto su questo fronte l'intervento della Donati sull'assenza di un piano di efficientamento e sostegno. Purtroppo sono almeno 5-6 anni, praticamente dopo il governo Prodi, che non è stata data più nessuna risorsa agli autobus, e gli autobus invecchiando costano sempre di più tenerli in strada. Quindi è fondamentale che nell'ambito della regione, nell'ambito del governo, ci sia una strategia di investimento per ammodernare gli autobus. Ci sentiamo molto abbandonati a noi stessi, sia dalla regione e sia dal governo, tant'è che sabato io andrò a Bologna a una riunione di tutti gli assessori italiani alla mobilità, proprio per fare il punto e dire che nonostante la crisi le città non vanno abbandonate a se stesse nel campo della mobilità. Ogni città sta facendo il massimo sforzo, però non è pensabile che dal governo vengano solo tagli, niente investimenti, il rigore ci sta benissimo e lo stiamo praticando anche noi, ma non possiamo, oltre quello che già è stato fatto, non offrire ai cittadini un servizio di trasporto pubblico degno di questo nome.